Che le dipendenze di alcol, droga e gioco d'azzardo fossero un problema sul nostro territorio non è una novità, ma a preoccupare sono i dati raccolti dal servizio dipendenze della SST di Cremona, che negli ultimi 5 anni, in particolar modo nel 2021, ha registrato un ulteriore incremento soprattutto nella fascia giovanile. C'è un incremento nell'uso delle sostanze, siano esse legali come l'alcol o illegali quali le altre le sostanze di abuso, legate un po' alla lunga del Covid. Quello che spicca di più è l'alcol. L'alcol è aumentato del 25% sostanzialmente nell'arco di un anno, e questo è evidentemente legato al fatto che l'alcol è un grande ansiolitico, ha purtroppo questa grande capacità ansiolitica, e questo naturalmente fa sì che in un periodo particolarmente stressante come questo si ricorra facilmente all'alcol. Tra l'altro anche nella popolazione giovanile, e anche qua riusciamo finalmente ad intercettare anche nel nostro servizio la popolazione un po' più giovanile che negli anni passati più faticosamente riuscivamo ad intercettare. Una criticità che inizia a colpire sempre di più anche il genere femminile. C'è stato un incremento lento ma costante e continuo del pubblico, dell'utenza femminile, che storicamente era molto bassa, soprattutto quando il SERD era caratterizzato quasi esclusivamente, diciamo, da pazienti in trattamento per tossicodipendenza. Avevamo una percentuale attorno al 10%, ora siamo attorno al 16%. Inoltre, attraverso i dati raccolti nei primi mesi del 2022, si prospetta una continua crescita. Noi ci attendiamo purtroppo un ulteriore incremento di tutte le dipendenze, così come c'è stato un incremento di tutte le malattie mentali, e questo è un elemento che in particolare si rileva, ripeto, sulla questione alcol.